Santuario della Verna, da cui inizia il cammino. E che abbiamo qui una pellegrina di nero vestita. Noi si è provato a schiacciare la pellegrina, ma non si è voluto muovere. Mai deluso Sasso Spicco, mai deluso. E si comincia. La nostra prima tappa ci porterà dalla Verna al passo di Viamaggio in 26 km, con 870 metri di salita e 1070 di discesa. Ovviamente la salita sarà concentrata negli ultimi 11 km. Vivere. No, vero, perché anche me sono ignorante, ma cioè, veramente quasi siamo arrivati a là. Preparativi per la cena pellegrina, via. Dove va tutta sola per questa foresta ombrosa? La foresta, con la terra bagnata, tutto il fogliaio, e io me ne vado a Sansepolcro. E quanto dista ancora? Non lo so, tantissimi chilometri per me. Bene, bene, allora cammina, cammina. Francigeniamo? No, no, San Franceschiamo a sto punto. San Franceschiamo, arriva, vuoi cammino? Non cammino. 16 km alla meta. Stanca? No. Allora aumentiamo il ritmo. Pure che vuoi mettere a piedi di bagno a bagno i piedi? Sì. E se poi te ne penti? Ero morta dei girini. Non penso che non vedere girini nella mia vita. E siamo a meno di 4 km da Sansepolcro. Oggi tappa molto impegnativa, 35 km, da Sansepolcro a Città di Castello, più di 1000 metri in salita, distribuiti come in un elettrocardiogramma. Speriamo che il cuore ci regga. Ed eccoci terra, un ultimo sforzo e ci siamo. E dopo un gelato e uno yogurt alle burgne si procede verso l'eremo di buon riposo. In scioltezza. Corri! Gat attack. Siamo magrolini, eh? Lo sapete che i pellegrini mangiavano tutto quello che trovavano per strada una volta? Eh? Mangiavano poco. Animali da cortile, animali anche d'affezione. Il chiostro del convento di Santa Maria dei Servi. Dove una torma di stanchi pellegrini si sta rifocillando. No, sta rifocillando. Staglio e l'olio. Partenza mattutina da Città di Castello. Non che cambi niente, deserta ieri e deserta anche stamattina. Oggi tappa di riposo di soli 20 km da Città di Castello a Pieve dei Saddi. Solo 500 metri di salita e vai! Finalmente abbiamo potuto spegnere la lampada e mancano 4 km da Pietralunga, forse meno. Prima Pietralunga, poi Gubbio, poi Roma e poi il mondo. No, beh, no, con calma. Siamo a quasi un terzo di tappa. Oggi siamo partiti prestissimo da Pieve dei Saddi perché ci aspettano 35 km e 700 metri di salita fino a Gubbio. Stavo la chiesa. Siamo di un tratto pianeggiante di 2 km per riprendere il fiato e sprintare verso la prossima salita. Per chi non lo sapesse, nel cammino di San Francesco fino a Roma sono previsti 14.000 metri di dislivello in salita. Ora la pianura umbra verso Gubbio. ed ecco la piana Eugubina in tutto il suo splendore. Ci facciamo qualche altra salita che oggi non sono bastate. Vedere hanno attrezzato uno splendido spazio fakiri per i praticanti di questa disciplina orientale. Mi dica, signor Pellegrina, lei farebbe mai fakiro? No. No? E anche se mi pagano, neanche per tutte le birre di questo mondo. Allora proprio non lo vorrebbe fare, che se, no. Si rinuncia alla birra pur di non farlo. Va bene. La piana Eugubina. Con il parcheggio medievale e può un pellegrino esimersi dall'entrare? E oggi ci si riposa da Gubbio all'eremo di San Pietro in Vigneto, solo 16 km e 350 metri di salita, ma mi tremano le ginocchia al pensiero di quel che ci aspetta domani. Fine del rettilineo e stanno per iniziare le salite. Sei contenta che inizia la salita? No. In realtà è contentissima, è felicissima. Vedo che ti sono mancati. Dai che è facile questo, guarda, guarda che bei sassi piatti che ti hanno preparato. Sì, sempre dritta, dai, su. Hai visto? eccoci arrivati all'eremo di San Pietro in Vigneto. Un resort extra lusso immerso in un oliveto, posizione dominante sulla vallata, stupendo. Se potete, fermatevi. Continua la ripida salita al castello di Bicina. Ve l'avevo detto che oggi si passiva, più di 32 km e 900 metri di salita per arrivare dritti fino ad Assisi. Meno male che oggi gli ospitalieri ci hanno dato la benedizione prima di partire. Sul chiascio. Salita verso San Nicolò e poi inizia la discesa verso Assisi. Una fontanella di quelle che ci ha accompagnato finora sul percorso dalla Verna fin qui, molto belle e utili. C'è anche la panchina, vediamo se funziona. Sta arrivando inaspettatamente piacevole, soprattutto perché è all'ombra, cosa molto importante per una salita di fine tappa. Via, ancora 130 metri di dislivello. Si può anche scegliere tra gradini o sentiero. Sembrano così vicine, eppure mancano ancora 3 km sotto il sole perché non c'è più ombra. Ultimo chilometro, ultimo chilometro. Forse no, forse si entra nel bosco. Porta San Giacomo. Vedi?